E finalmente c'è in questa Europa che io amo, in cui mi ritrovo, una straordinaria passione per la scoperta delle culture dimenticate. Questa Europa così grave di eredità nefaste, così colpevole di fronte alle culture esterne, ha ritrovato i sentieri del riconoscimento delle culture diverse. Le scienze antropologiche, le esperienze degli esploratori e finalmente la coscienza degli uomini più aperti è arrivata a darci questa linea della nuova cultura europea, che è il riconoscimento che la terra è popolata di molte culture dotate ciascuna della stessa dignità. Non c'è la cultura dominante, la cultura modello. L'Europa aveva creduto di creare una cultura modello per tutti i popoli. I popoli la rifiutano con coscienza. Le culture soppresse, emarginate, riprendono coscienza di sé, si alzano in piedi, rivendicano di poter parlare nel grande coro delle culture umane. Noi ci mettiamo al servizio di questa umanità pluriculturale e plurietnica. Noi onoriamo le razze diverse che sono la manifestazione della versatilità creativa dell'unica specie umana. Non disprezziamo l'altro perché di colore diverso e di altra cultura. In ogni diversità vediamo l'efflorescenza di questo unico patrimonio nostro che è la specie umana, l'umanità intera. Questa è l'Europa che amiamo e per questa Europa noi combattiamo. Ecco perché, e chiudo, ho superato i minuti. Ecco perché un momento come questo, cari amici, è bello e grande. Diceva bene il caro Davide, padre Davide, finendo, che basta con queste politiche. L'espressione non è qualunquistica. Se noi vediamo che in Europa, ammettetelo, non credo di cadere nella denigrazione facile, il livello politico è sempre più basso. Il dibattito politico, non dico in Italia, degenera nella rissa da piazzale terribilmente, ma anche a livello europeo non ci sono capacità di cogliere le nuove opportunità che la storia offre. Anche la tragedia jugoslava sembra circondata dall'attenzione di un'Europa che nelle pieghe della tragedia lancia i suoi calcoli, le sue prospettive di vantaggio, non riesce a mettersi al servizio della pace. Chi pensa a nuove alleanze economiche, a nuove influenze di tipo balcanico, noi non vediamo l'Europa dei diritti umani. Ecco perché questa Europa nata dal mercato morirà nel mercato, perché non riesce a sposare i diritti umani fino in fondo. Noi vogliamo un'Europa che costruisca la pace attraverso il rispetto delle molte culture e attraverso la realizzazione di istituzioni che siano al di là dei gruppi etnici, ma siano al servizio della crescita universale dell'umanità, cioè della comunità mondiale. Questa Europa non può che essere in mano a questo nuovo soggetto della storia che è il popolo della pace. Il popolo della pace non è un insieme di utopisti che non riescono a capire le dure logiche del realismo, perché il realismo dei realisti è caduto nella vergogna. I monumenti dei realisti sono stati tutti buttati giù. Noi non vogliamo i realisti che confidano nell'efficacia della forza, vogliamo i realisti che confidano nella forza insopprimibile delle coscienze, la coscienza collettiva che si muove, che si agita, che si dilata come un lievito. Noi siamo il soggetto di questa futura Europa, perciò siamo qui non per denigrare o condannare, ma per alzare alto il grido della speranza. Vogliamo un'Europa al servizio della liberazione dei popoli, al servizio della liberazione dell'India, per stabilire un patto di amicizia con gli indios che sono stati feriti e annientati dalla nostra prepotenza di 500 anni, e attraverso gli indios, questi emblema che sono un emblema dell'altro, delle culture diverse, noi vogliamo stabilire un patto con tutte le culture e tutte le razze della terra per preparare con realismo politico una umanità fraterna. Grazie. Forti, eh? Grazie.
Vedete il saluto affettuoso fra padre Balducci e padre Davide Maria Turoldo, due voci significative, due voci sanguigne del panorama ecclesiale italiano.